Questa è una protesta più a livello locale, per una volta abbiamo cercato di fare non qualcosa che ci venisse imposto dall'alto, ma muoverci come movimento reale salernitano, quindi dal basso, perché gli studenti di Salerno hanno e sentono questi problemi e vogliono fare qualcosa al riguardo, prima di tutto per l'edilizia scolastica, perché come abbiamo visto la prima scuola tra tutte è il Nautico, ai quali è caduto realmente il tetto in testa, sono cadute le finestre, hanno la palestra allagata, ma anche altre scuole che sono considerate quasi a norma, in realtà poi non lo sono. Poi il problema dei trasporti, ci sono l'80-60% degli studenti di ogni scuola di Salerno è pendolare e abbiamo dei trasporti pubblici che non permettono a molti studenti di permettersi di venire a scuola e studiare ogni giorno, non abbiamo degli spazi sociali, noi studenti, se un ragazzo non ha possibilità perché magari ha una situazione familiare complessa oppure non ha possibilità di studiare in casa, non può studiare in nessun altro posto perché a Salerno non c'è un solo luogo in cui gli studenti possono venire, possono confrontarsi e possono fare quello che realmente vogliono, che poi è studiare e che è crescere come persone. E per questo e per quindi tutte le altre motivazioni che poi spingono i cortei, da quando ogni studente è diventato tale, noi siamo qui oggi e con gli ombrelli vogliamo dimostrare che queste leggi e questi tagli e i tetti delle scuole ci stanno crollando addosso, ma noi comunque rimaniamo con questi ombrelli perché lo studente da sotto vuole vivere e vuole diventare una persona migliore, vuole diventare una persona completa e abbiamo questi ombrelli per dimostrare che tutto questo non ci spaventa ormai. Allora, siamo oggi qui in piazza come studenti, al di là dei sindacati, al di là dei partiti, al di là delle ideologie politiche, come comunità studentesca, per dire ancora una volta al Comune che abbiamo bisogno di una biblioteca, abbiamo bisogno di spazi dove organizzare cineforum auto-organizzati e discussioni democratiche, e invece per quanto riguarda la provincia vogliamo aprire un dibattito aperto per quanto riguarda l'edilizia scolastica, perché siamo stanchi di soffitti che cadono, di mattonelle rotte e quant'altro. Quando crolla un edificio scolastico frana la cultura, quindi noi oggi continueremo con la nostra manifestazione. E non ci fa paura, è la lotta, è giusta, e non ci fa paura, è la lotta.